Il centro commerciale Universo di Silvi Marina festeggia oggi 19 anni, un centro commerciale nato nel 1999 che oggi nel 2018 si è completamente rinnovato, un centro commerciale di ultima generazione, curato in ogni particolare e dando alle famiglie le possibilità di vivere una giornata veramente diversa. Alessandro De Eugenio, 19 anni fa la scommessa del centro commerciale Universo, adesso siamo arrivati a questo nuovo restyling. Che cosa è cambiato in questi lunghi 19 anni? Il cambiamento è abbastanza evidente, ma era giusto che ci sia stato un cambiamento dall'apertura del centro commerciale ad oggi, perché il settore commercio io lo definisco un animale in evoluzione. Ogni giorno dobbiamo inventare e reinventare il commercio per essere appetibili a quello che sono i nostri clienti, per gli interessi dei nostri clienti e per dare sempre un qualcosa di più rispetto a quello che offre la concorrenza nel nostro bacino d'utenza. Quindi oggi stiamo festeggiando il nostro 19° compleanno e con piacere riusciamo a presentare tutto quanto quello che riguarda l'intera struttura del centro commerciale con tutti i nostri servizi all'interno del complesso, con cinema, bowling, sale giochi, ristorazione tematiche, centri sportivi, piscine, palestre, spa, centri dentistici. Ecco, è un centro che è partito nel 1999 con un classico centro commerciale che all'epoca non era innovativo, perché in Abruzzo eravamo i secondi come realtà commerciale, centri commerciali. Oggi siamo diventati i primi come discorso di servizi offerti alla clientela e al territorio. Ecco, come sono cambiate le esigenze del centro commerciale in base alle esigenze naturalmente delle persone e delle famiglie che vi visitano? Sì, che per realizzare questo nuovo format, il centro Universo 2.0, abbiamo voluto prima analizzare quali erano le esigenze dei nostri clienti, capire cosa volevano praticamente le persone trovare all'interno di un contenitore di nome Centro Universo, e a quel punto abbiamo elaborato un nuovo concept che permetteva di mettere a suo agio tutte le persone che vengono al centro commerciale, quindi proponendo delle esperienze di vita diverse da quello che posso trovare rispetto ad altre strutture commerciali. Stendor memorizza la forma del corpo. Poi mia mamma è una chiattona esagerata. Si è fatti 5 minuti di sonno, dopo 5 minuti ha fatto il materasso, signore, sono andati in tilt. Mia mamma teneva una bocca, teneva una ventosa. Si poteva arrampicare vicino ai palazzi con quella bocca. Spider no. Che mia mamma in pace di una nonna ti lascia saggezza e maturità. Mi ha lasciato la dentiera attaccata in punto. L'unico che mi guardava sempre era il mio cane, smetteva di guardare. Dice, mamma, ma come guardavo? Il cane di mio fratello era troppo intelligente, diceva, dammi la zampa e il cane ci riva a zampa. Mettiti a cuccia e il cane si metteva a cuccia. Il mio cane era un imbecille. A me una volta, ricordo, ho ingoiato 5 centesimi. Mia mamma, calma, tranquillo, ma guardate, perché io dovrei arrivare in ospedale per 5 centesimi. È andata a prendere il salvadanaio, me l'ha messo davanti, ha fatto ti arriva a 50 euro, se no guarda da compagno. Scusate, la via dove aggiustano i bambini. Io e mio fratello abbiamo fatto la prima comunione insieme e gli hanno regalato di tutto. Braccialetto oro bianco, prima cravatta oro bianco, orecchino oro giallo. A me è arrivato mio nonno soltanto con un pacco e biscotto. Ha fatto che ste oro saiba. Mio fratello,
mamma che ogni tanto prendeva gli album di carnevale e ci mostrava gli album di quando eravamo piccoli. Prendeva prima l'album di mio fratello, prima fotografia, Superman, secondo Spider-Man, terzo Batman, tutti i supereroi. Poi mia mamma passava l'album di mio fratello e prendeva il mio. Prima fotografia, jeans e maglietta bianca. Secondo, jeans e maglietta bianca. Terzo, jeans e maglietta bianca. Sì, mamma, che cacchio, non mi è mai cantato un vestito di carnevale? Con tutti i soldi che ho speso per te. Il vestito di poliziotto, il vestito di finanziere, il vestito di carabiniere, li hai dimenticati? Ho detto, mamma, mi hai visto le foto, sono tutto quanto in jeans e maglietta bianca. Ha fatto, perché tu scrivi in borghese, mamma. Marco Botta è il direttore del centro commerciale Universo qui di Silvi Marina, 19 anni, il primo con un restyling importante, oggi è la festa, che cosa vi aspettate da questo? Come ho già detto prima, questo per noi rappresenta forse un anno zero più che un 19° anno, è un anno importante, un anno di crescita, abbiamo sviluppato un centro commerciale ricchissimo di servizi a disposizione di tutto il bacino nostro d'utenza, con centro sportivo, multiplex, bowling, studio dentistico, asilo, tra poco avremo anche un'altra sorpresa che arriverà da uno dei tenant del centro, non voglio svelarvi nulla. E quindi lo riteniamo proprio un punto di partenza, un momento dal quale proprio ricominciare e rilanciare non solo il Centro Universo ma anche tutta Silvi, che ci sta particolarmente a cuore. E per questo evento avete organizzato una festa con nomi importanti, con una torta altrettanto importante, per garantire ancora una volta il piacere di essere al Centro Commerciale Universo. Esatto, abbiamo infatti iniziato ieri con Messie David, che è un artista direttamente invitato da Colorado Café, giusto proprio per allietare i bambini, per creare per loro una serata speciale. Stasera abbiamo la fortuna di avere Mino Pacuccio da Made in Sud, insomma non c'è bisogno che lo presento, è anche già stato qui a Silvi, ha avuto anche un grandissimo successo. Poi ovviamente abbiamo una torta fatta dall'Istituto Alberghiero di Teramo, con cui delizieremo tutti i nostri clienti e tutti i nostri visitatori. E allora ancora tanti anni importanti di successo per questo centro commerciale. Grazie, grazie. Per cui 3, 2, 1, auguri Centro Universo! Il sindaco di Silvi al 19° compleanno del Centro Commerciale Universo, che dire, un importante centro per tutta la vostra comunità. Sì, la partecipazione è d'obbligo per il ruolo che svolge questo centro commerciale qui sul territorio, centro commerciale che sicuramente dà sviluppo, dà lavoro, ma belle giornate di festa quando abbiamo questo connubio tra attività commerciali e produttive e soprattutto spazi ludici e servizi alla collettività. Il centro commerciale oggi festeggia 19 anni e darà un contributo a delle associazioni che partecipano sul territorio, dunque associazioni soprattutto per quei soggetti un pochino più sfortunati, più svantaggiati, e dunque quando abbiamo queste realtà commerciali che comunque danno un ritorno che non è soltanto economico ma anche sociale alla città di Silvi, dobbiamo portare avanti queste eccellenze. Un centro che in 19 anni è cambiato tantissimo, è diventato
più all'avanguardia, più a portata di famiglia? Ma sicuramente sì, è partito 19 anni fa con una veste diversa, si è saputo, diciamo, sviluppare ed evolvere sul territorio. Adesso abbiamo un centro commerciale sicuramente più alla portata di tutti, con dei servizi che vanno dalle attività commerciali a quelle ludiche, a quelle sportive. Diciamo che è veramente hanno saputo vedere verso il futuro, e questo è lo sviluppo che vogliamo per la città di Silvi. Il vostro comune darà sempre una mano a questa realtà importante? Ma il comune, la visione del nostro comune è quello di dare comunque più possibilità al territorio, più sviluppo. È naturale che chiunque investe sul territorio di Silvi verrà accompagnato da un'amministrazione che guarda al futuro della città, e il futuro della città si rende, diciamo, conto delle esigenze anche degli imprenditori locali, che hanno bisogno di un'amministrazione forte che sappia guidarli per il futuro del territorio stesso. Cosa ci sarà ancora da ampliare in questo centro bellissimo? Ci saranno delle sorprese. Diciamo che oggi come oggi, diciamo il 9 novembre 2018, presentiamo il centro commerciale quasi alla sua totale, diciamo, evoluzione. Però ci piacciono le sfide e non ci piace accontentarci. E quindi di conseguenza vi posso dire che ci saranno delle belle sorprese per i clienti che presenteremo, spero, in parte nel 2019, e sicuramente nel 2020 faremo una grande festa per una grande sorpresa che faremo alla città di Silvi. Ecco, l'ultima per concludere: l'aver inserito la parte sportiva in questo centro commerciale ha fatto sì che questo centro universo sia diventato così importante per la zona? Sì, la parte, diciamo, legata allo sport, la componente sportiva all'interno di un centro commerciale è una componente innovativa. È innovativa, però noi crediamo molto nella formazione dei ragazzi, perché il cittadino parte da piccolo, e da piccolo va, diciamo, educato anche attraverso lo sport, attraverso la sana competizione, attraverso una cura sia della persona che della parte sia fisica che culturale. E questa è una componente importante, perché, come che dicono gli antichi, mens sana in corpore sano, quindi per noi è una regola aurea. Box.